Buonasera a tutti e benvenuti a questa splendida serata natalizia. Il Natale ha una magia per piccoli e grandi, ha la capacità di avvicinare, di riunire, di renderci più buoni. Merito delle vacanze e del tempo ritrovato con i familiari, sta di fatto che siamo qui insieme. Grazie a tutti voi. Ringraziamo le autorità presenti, poi se qualcuno vorrà venire a fare un saluto, vi chiameremo. Come giusto che sia, stasera i protagonisti saranno i giovani. Noi adulti saremo un corredo utile. Facciamo un grande applauso ai presentatori della serata. Davide Tontini della classe prima A. Allegra Bertoni, Gaia Martinelli e Carlo Maddalena della classe prima B. Ginevra Sartori della classe prima C. Maddalena Arduini della classe seconda B. Ginevra Londei della classe terza A. Vi chiedo ancora un grande applauso a questi ragazzi, anche se dovessero fare qualche sbaglio di produzione. E adesso inizia lo spettacolo. I sogni son desideri di felicità, ne sono non hai pensieri, ti esprimi con sincerità, sei fede chissà. Sorte non ti arriderà, tu sogni e spera fermamente, dimentica il presente e in sogno realtà diverrà. Eccomi qua, io con le mie Bond Girl. Non avrei potuto sognare di meglio per Natale. Non è facile sognare quando a pochi chilometri da noi ci sono bambini e ragazzi che trascorreranno il loro primo Natale di guerra. A loro, ai loro occhi, nell'oscurità dei rifugi. Dedichiamo la nostra serata. Per loro saremo spensierati, per loro saremo felici, per loro saremo riflessivi. Di Robert Stevenson. A me succede che per tutto il giorno in casa resto con la famiglia intorno, ma ogni notte lontano posso andare nel paese dei sogni per sognare. Esploro quella terra sconosciuta dove nessuno mi vede o mi aiuta. Il sogno mi porta in riva ai torrenti, o tra le montagne percosse dai venti. Ho tante cose strane da guardare e tante cose buone da mangiare. E quante volte mi sono spaventata, ma poi mi sono sempre risvegliata. Di giorno, invece, è proprio impossibile trovare quel paese invisibile e nessuno mi fa riascoltare la musica che mi ha fatto sognare. Invece noi, alla Volponi, la musica che ci fa sognare l'ascoltiamo sempre, sia di giorno che di notte. La piccola orchestra Volponi, nella composizione di chitarre, mandolini, flauti, percussioni e violini, accompagnati dal coro degli alunni della classe prima B e con la direzione e l'arrangiamento del professor Giovanni Scaramuzzino, questa sera eseguiranno per noi i seguenti brani.
Gloria in cielo e pace in terra dal Laudario di Cortona. Toccata, ritornello e morresca dall'Orfeo di Monteverdi. Stella splendens dal Libro Rosso di Montserrat. Fermarono i cieli dal Sant'Alfonso di Maria dei Liguori. Lascia la spina di Handel. A concludere questa prima parte, la Santa Allegrezza, che è un canto natalizio molfettese, e La vita è bella di Nicola Piovani. Buon ascolto!
la musica sonno. Che hai dolci accenti, sopra tranquillo ogni turbato cuore. Ed or di nobilia, ed or d'amore, posso infiammar le più gelate menti. Io, Getera, vor cantando spoglio, mortal orecchia, lusingar talora. In guisa, tal d'armonia sonora, delle rotte del ciel spirando in voglio. Quinci a dirvi d'Orfeo, desio mi sprona, d'Orfeo che trasse al suo cantar le fere, e servo fe l'inferno a sue preghiere, gloria immortal di timbe d'icona, or mentre canti alterni, or lieti, or messi, non ti muova a ogellinfra queste piante, né soda di queste rive onda sonante, e ogni auretta il suo cammin si arresti. Non fai teco gioir le valli e poggi, sia testimon del cuore, qualche lieta canzon che detti amore. Dall'Orfeo nasce poi dopo la famosa opera italiana. E pensate che Claudio Monteverdi visse nella seconda metà del 500 e l'ultimo 600. Quest'opera qui è stata rappresentata per la prima volta nel 1607 dai Gonzaga a Mantua. Questa ovviamente non è la seconda volta, è famosissima e dura tantissimo, tutta non l'abbiamo proposta. Ovviamente viene cantata, ci sono dei cantanti.
Quindi gli abbiamo proposto questa cosa. Adesso siamo dal 1600, andiamo ancora indietro, nel 1300 in Spagna si cantavano dei canti dedicati alla Madonna. E questo è appunto Stella Splendens, è un canto dedicato alla Madonna. Alfonso Maria del Buoni è stato un santo napoletano che è nato nel 1696 ed è morto nel 1790, insomma è campato tanti anni, 90 o più di 90. È il famoso compositore della Scende dalle Stelle. Poi, però prima di comporre Scende dalle Stelle aveva composto Quando nascete l'inno, che sarebbe quasi identica a Scende dalle Stelle, l'aveva composta in napoletano. Poi gli hanno chiesto, ma non si può fare anche in italiano, l'ha fatta anche in italiano. Vedete la famosa Lucetta delle Stelle che tutti cantiamo. È stato un musicista, prete ovviamente, poi è stato fatto santo dopo 20 anni dalla sua morte. E noi vi facciamo ascoltare una ninna nanna che lui ha composto a Gesù quando per la natalità, appunto, che si intitola Fermarono i cieli. Thank you.
girando, i virus che girano, però sono bravissimi. Dato che abbiamo questo bravo solista, violinista, lo studiamo. Thank you.
adesso vi facciamo ascoltare invece un canto popolare. Il canto popolare, come vi hanno detto nella presentazione, la musica popolare, la caratteristica principale della musica popolare è che non ha autore, perché l'autore è il popolo. Pensate che a Molfetta questo canto ancora oggi lo cantano a Natale. Popolare, infatti, che si chiama chitarra battente. E veniva usata dal popolo. Scusatemi. Fanno per le strade i cantori popolari, dove cantano appunto la Santa Allegrezza. È un canto che viene anche cantato in Campania. È un canto natalizio, il canto della storia di Gesù, di Giuseppe e di Maria, che non riescono a trovare un posto dove far nascere il loro bambino, alla fine ce la fanno, e tutto il dialetto come su.
grazie anche a delle fuoriquote, ci sono due chitarre fuoriquote, le abbiamo bocciate per averle sempre, un flauto lì in fondo, vedo, fuoriquota che abbiamo bocciato pure lei per tenercela, e poi ci siamo noi che siamo sempre fuoriquota. Adesso, mentre vi avete preparato il palco per la seconda parte, invito a salire per fare un saluto il direttore dell'USR regionale, Marco Ugo Filisetti. Grazie. Ma visto che avete cominciato bene, continuiamo un pochino meno bene con il mio saluto. No, adesso, a parte le battute, mi fa piacere innanzitutto e anzi ringrazio la dirigente scolastica e tutta la comunità di Urbino, la comunità scolastica di Urbino, per averci invitato a partecipare a questa bella serata, a questo momento veramente, veramente bello che ha organizzato la scuola Volponi e i ragazzi, i docenti e tutta la comunità insomma, scolastica che fa riferimento alla scuola Volponi. Poi come dirigente generale del Ministero dell'Istruzione, allora vi porto invece il saluto del nostro Ministero, Ministero dell'Istruzione del Merito e quindi anche del nostro Ministro Valditara. E come responsabile direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, cioè del Sistema Istruzione Marchigiano, il saluto anche di tutto il personale scolastico marchigiano, i nostri 34.000 operatori, i nostri 200.000 studenti, le nostre 10.000 classi, e quindi un saluto a tutti voi anche da tutte le scuole marchigiane. Permettetemi infine, ovviamente rimettendomi alla vostra pazienza, una riflessione che mi è venuta in mente mentre ascoltavo questi bei brani fatti dai ragazzi, dai nostri ragazzi. E una riflessione che teneva a rispondere a tre domande che mi sono sorte un po' spontanee. Prima domanda: perché la musica a scuola? Seconda domanda: perché la musica a Natale? E infine, perché la musica fatta da questi ragazzi su un palcoscenico con un concerto così, così impegnativo ovviamente per loro. La musica, perché la musica a scuola? La musica è, lo dice la parola, no? È l'arte delle muse, in quanto è sostanzialmente la principessa di tutte le arti, mettendo assieme appunto tutte le muse nell'arte appunto che si chiama musica, proprio perché è la messa in comune di tutte le arti che si trasformano appunto in musica. E qual è lo scopo della musica? Qual è la caratteristica di quest'arte? È quella di ed insegnare a mettere in ordine, a mettere ordine tra i tanti rumori, tra i tanti suoni, trasformando appunto le note, i suoni, in armonicamente in una musica. E perché allora a scuola è importante quest'arte? Perché appunto insegna, e ragazzi, è educativa, perché tende a insegnare i ragazzi a mettere ordine ai tanti suoni che percepiscono nella loro crescita, nel loro percorso educativo, mettere ordini per trasformare appunto questo rumore, per trasformare il rumore e il caos in un fatto, cioè in musica, cioè in un fatto armonico. Questo a fine, come auspicio, al fine di consentire a questi ragazzi di avere una vita che si trasformi in una grande, affinché la loro vita sia una grande canzone, una bella canzone, mettendo ordine alle tante cose, al caos che nell'adolescenza, nella vita giovanile va a interferire, insomma, va a colpire il processo, interviene nel processo educativo. Quindi la musica insegna ai nostri ragazzi, e diventa anche un auspicio, a far sì che la loro vita diventi una grande, bellissima canzone.
Perché la musica natale? Natale si accompagna sostanzialmente all'idea della pace, no? Gesù viene in terra per portare la pace agli uomini di buona volontà. E cos'è la pace? Cosa significa la pace? Pace, sappiamo, è una parola che deriva dal sanscrito che significa passaggio, passare oltre. Il Natale è auspicio di pace, passando oltre alle stonature che accompagnano la vita del nostro paese, la vita comunitaria, che accompagnano la vita degli uomini, e quindi il Natale porta la pace insegnando agli uomini a superare le stonature che comunque vanno a interferire nella vita comunitaria per trasformare quindi i conflitti in fatti armonici, in un'armonia, cioè per trasformare i conflitti, per mettere pace ai conflitti, portando le disarmonie alla pace, cioè passando oltre le disarmonie, perché diventi la comunità, ritorni ad essere una comunità di pace. E perché, infine, perché i ragazzi su un palco a fare musica davanti a così tanti spettatori, sia in presenza che a distanza? Perché questo è un fatto particolarmente educativo per loro, non tanto perché ci allietano. Il fatto che i ragazzi siano qui stasera non è ovviamente tanto per farci passare una bella serata con una bella musica, sicuramente c'è anche quello, mi raccomando, non è che non ci manchi quello, sicuramente ci dà piacere sentire questi ragazzi che si esibiscono in queste musiche così ben suonate, ma per loro, vedete, per questi ragazzi, e in questo sta il fatto educativo, l'importanza di avere i ragazzi su un palco, perché affrontare un palco per questi ragazzi vuol dire vincere innanzitutto le proprie paure, i propri egoismi, i propri timori, le proprie ansie, perché salire su un palco e affrontare un pubblico mettendosi alla prova non tanto e solo sull'arte, sulla professionalità musicale che hanno acquisito, ma anche direi forse soprattutto mettendosi alla prova a se stessi, superando proprio i propri limiti, vincendo i propri limiti e tirando fuori, educativo, educare, tirando fuori il meglio di sé. Quindi la musica a scuola, perché insegna i ragazzi a mettere armonia e trasformare la propria vita in una grande canzone. La musica Pasqua, perché la musica è sintomatica e simbolica, proprio esemplificativa del concetto di pace. E la musica fatta da ragazzi su un palco, perché insegna i ragazzi a mettersi alla prova tirando fuori ciascuno il meglio di sé, vincendo i propri limiti, le proprie paure, i propri egoismi, in un complesso armonico dove ognuno di questi ragazzi, vincendo le proprie paure, le proprie ansie, prende posizione, cioè assume la sua parte, adempie la sua parte nel concerto, nel gruppo musicale, assume la sua parte nel gruppo musicale esercitando il proprio ruolo, superando le proprie paure, che poi in essenza è l'essenza del processo educativo. Il processo educativo porta i nostri ragazzi a trovare la propria parte nella comunità verso la quale è traguardato il processo educativo, per poi diventare attori in questa comunità, portando a questa comunità, che è la comunità degli adulti, portando a questa comunità, che è un cantiere, un grande cantiere, ciascuno la propria pietra che ha trovato, ascoltando e scoprendo la propria vocazione, portando questa pietra al grande cantiere della comunità, dove in tal modo il cantiere continua a crescere, cresce, diventa ancora una sempre più cattedrale, nella quale ciascuno di noi e ciascuno dei nostri ragazzi andrà a realizzare la propria vita come proprio destino. Quindi l'importanza di stare su un palcoscenico, come questa sera, per questi ragazzi è sintomatico, esemplificativo del processo in qualche modo educativo che il sistema scolastico, il sistema di istruzione, insieme ovviamente alle famiglie, insieme alla comunità, ovviamente come si usa dire comunità educante, ovviamente opera nei confronti dei propri ragazzi. Vi ho annoiato abbastanza, passiamo a qualcosa di più interessante.
grazie della pazienza, avete ascoltato, avete una riflessione da consentire. Grazie ancora. Presentano la seconda parte del concerto, Allegra e Carlo. Torniamo ai sogni di tutti i bambini del mondo. Chissà se la luna di Kiev è bella come la luna di Roma, chissà se è la stessa o soltanto sua sorella. Ma sono sempre quella, la luna protesta, non sono mica un berretto da notte sulla tua testa. Viaggiando quassù faccio la luna a tutti quanti, dall'India al Perù, dal Tevere al Mar Morto, e i miei raggi viaggiano senza passaporto. Nella seconda parte, infatti, ascolteremo i sogni senza confini di tanti autori di tutto il mondo. Allegro non molto dall'inverno di Vivaldi, eseguito da Alessandro Rossi, accompagnato da Noemi Bramucci, Anastasia Pecci, Asia Lambrugo, Anna Calzini, Alessandro Tamanti, Camilla Collaro, Giulia Bussu. Andalus di Bessare, eseguito da Chiara Per Giovanni, vincitrice del primo premio assoluto al concorso Rinaldini, che si è svolto il 2 dicembre ad Ancona. Aria di Mozart, eseguito da Riccardo Betti. Tema e variazioni di Clementi, eseguito da Zeppi Beatrice. Danza ungherese di Bartok, eseguita da Emma Donnano. Infine, concludiamo questa seconda parte con Libertango di Piazzolla, eseguito da Sofia Diletta Carallo, e Nightclub 1960, sempre di Piazzolla, eseguito da Giulia Bussu e dal prof. Giovanni Scaramuzzino.
del primo premio assoluto al concorso Rinaldini di Ancona, adesso a dicembre l'ha vinto. Thank you.
Mazzolla. Forse molti di voi conoscono, sanno chi era Astor Piazzolla, ha fatto principalmente argentino, di origine anche italiana, ha fatto tantissimo tango, tutta la musica sua è il tango, però un tango un po' diverso dal famoso tango argentino. E ha scritto un'opera che si intitola La storia del tango, in quattro pezzi, per flauto e chitarra, per la verità. Noi lo suoniamo mandolino a chitarra, ma si suona in tutti i modi. Noi facciamo il terzo tango, che si intitola Nightclub 1960. Siamo giunti alla terza e ultima parte del concerto, che sarà presentato da Gaia e Ginevra. Vi siete messi a fare la guerra, voi grandi, e ci dite sempre: non litigate, non fatevi dispetti, imparate a ragionare, e adesso vi siete già dimenticati. E la vecchiaia fa brutti scherzi. La vita si rispetta, la tua e quella di tutti. Tu l'hai detto e io ci credo. Mica erano bugie, le bugie non si dicono, si dice sempre la verità. Promemoria di Gianni Rodari. Ci sono cose da fare di giorno. Lavarsi, studiare, giocare,
preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte, chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra. Il giorno in cui il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, il mondo troverà la pace, che non è una missione impossibile. Ecco a voi Perfect di Ed Sheeran, diretta e arrangiata dal prof. Francesco Mancini Zanchi. Christmas Air, un medley di brani natalizi, arrangiati dal prof. Michele Donati e diretti dal prof. Enrico Bottegal. Buon ascolto! Buon ascolto! Thank you.
E infine Mission Impossible di Scrifrin, diretta e arrangiata dalla professoressa Cristina Flenghi. Ragazzi che hanno suonato, venite sul palco, tutti, 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 qui davanti, tutti, fate spazio, tutti, 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 vi voglio tutti qui davanti, tutti, e davanti, davanti,
I presentatori questa sera sono stati bravissimi, mettetevi qui davanti, sono di prima, e una di seconda e una di terza, forza, venite qui davanti. Siete tutti qui, ci sono altri ragazzi sotto, eccoli. Allora, che dire, non ci sono molte parole da dire in questi casi, c'è solo da essere felici. Io sono felicissima di dirigere questa scuola che riesce a fare queste cose con tanta fatica e in autonomia, che grazie alla collaborazione delle famiglie che mi lasciano i loro figli fino alle 5, alle 6 di sera, insomma anche tante volte alla settimana, e che sperimentano quotidianamente la voglia di fare, la voglia cioè di stare insieme e di suonare. Giustamente diceva il direttore prima che la musica in realtà fa parte della loro vita e riesce a renderli uniti, ognuno nel suo ruolo. Quindi io li ringrazio tutti e faccio un applauso calorosissimo, lo spero lo facciate voi, per tutti i ragazzi. Sono 60, e in più c'è la prima B che quest'anno... diciamo abbiamo tentato un esperimento e credo che abbia funzionato, creare anche una sezione di canto, e l'avete sentito, credo che insomma siamo sulla strada giusta, quindi bravissimi. Violini, alzate le mani, violini, bravi. Flauti, alzate le mani, bravi. Chitarre, mandolini, che sono un'eccezione, qui davanti i mandolini, qui davanti i mandoliniste, le mandoliniste, che sono una parte dell'arredamento della scuola, perché sono sempre lì, dico. E poi ci sono, chi suona il pianoforte, chi suona il piano, qui davanti, un applauso a tutti, venite qui davanti, che è uno strumento difficile, non facile il pianoforte. Poi abbiamo la batteria, chi è che suona la batteria? Eccoli! Eccoli! E poi quest'anno eccezionalmente i bonghi, chi è che suona i bonghi? Eccoli! Non sono dimenticata niente? No! Ovviamente devo citare i miei docenti, non posso fare altro, perché si meritano l'applauso di tutti i ragazzi. Allora, per prima, in ordine di come me li ricordo, Giovanni Scaramuzzino, vieni qui davanti. Eccolo. Cristina Flenghi. Michele Donati, vieni, eccolo. Vieni. Enrico Bottegal, venite. E poi Francesco, dove sei? Zanchi Mancini, eccolo. Bene, grazie infinite di essere qui, di essere stati qui, è stato un piacere, ci rivedremo probabilmente a giugno, nel saggio finale di giugno, che sapete caratterizza la nostra scuola. Dove andate voi? Dove andate? Devo venire vicino a me? Bene. Che caratterizza la nostra scuola, non so cosa state combinando, qualcosa. Bene. E a giugno in realtà si esibiranno anche i ragazzi di prima, quindi abbiate insomma pazienza nel fatto che questa sera abbiamo voluto insomma rendere omaggio ai ragazzi che hanno un po' più di esperienza. A giugno però si esibiranno tutti i vostri figli, quindi tutti. So, mi hanno detto il mio tecnico, che ci sono circa 1000 persone collegate via Facebook, che salutiamo. Grazie di essere stati con noi. Allora, grazie. Grazie, grazie. Buon abbraccio a te. Bene. Grazie mille, buona serata e buon Natale a tutti. Ah no, scusate, prima di andare via, ho dimenticato una pietra miliare della mia scuola. Non potevo farlo perché altrimenti domani non mi lavora più. Il mio vicario, Anna Rita Rossi. Matteo Biagiotti, dov'è Matteo? Grazie Matteo! Bene, adesso è veramente il buon Natale. Auguri a tutti!